Quali benefici dagli strumenti predisposti dal governo per incentivare l'innovazione? Sono misure sufficienti o si potrebbe fare di più? Il governo italiano nel corso degli ultimi anni ha messo a punto un sistema di benefici piuttosto interessanti per le imprese. Faccio riferimento in particolare sia ai benefici di carattere fiscale, Industria 4.0, quindi l'IPER e il superammontamento per gli investimenti, il credito d'imposta alla ricerca, che sono strumenti molto potenti. È chiaro che si dovrebbe e si potrebbe far di più, secondo me lungo due direzioni. Da un lato dare una prospettiva di medio e lungo termine a questi incentivi, perché il ciclo di investimenti delle imprese è un ciclo molto lungo e ad oggi ad esempio l'iperammortamento scadrà a fine anno, il superammortamento è stato introdotto la settimana scorsa dal decreto crescita, anch'esso scadrà, il credito d'imposta alla ricerca viene continuamente rinnovato, quindi credo che quello che avremo bisogno è non tanto una rivisitazione ma quanto una maggiore stabilità degli incentivi alle imprese.